I campioni del patogeno originale del veleno verde, quelli che abbiamo recuperato dalle banconote usate come veicolo di trasmissione, ci permettono di osservare da vicino il genoma base del virus. Ho trovato delle chiare prove che il virus è stato creato ad hoc. Contiene materiale genetico di una decina di altri agenti patogeni applicati al vaiolo per dare vita a una macchina assassina più efficace. Una delle caratteristiche che rende letale un virus è la capacità di adattarsi. Le mutazioni rapide complicano il lavoro degli anticorpi e dei medicinali. Nei campioni estratti dalla popolazione al deposito dei treni, osserviamo un grado di mutazione avanzato nel veleno verde. Ciò significa che sarà molto più difficile trovare un vaccino. Siamo alle prese con il virus del vaiolo. Normalmente la fase di incubazione dura da 1 a 2 settimane, durante le quali la malattia non è contagiosa. A giudicare dalle note di Amherst, lui voleva cambiare questo dettaglio. Rendere il veleno verde infettivo durante l'incubazione, velocizzandolo per farlo diffondere più rapidamente. In parole povere, è più contagioso e si riproduce più in fretta, ed è pericoloso. Abbiamo la conferma che il veleno verde non è stato ricavato, è stato programmato. Nello specifico, si è basato sulla ricerca di Chernenko sulla mutazione dei virus in spazi virtuali. L'ha migliorata e ha dato il tutto in pasto a un replicatore industriale di proteine. Ha ottenuto così un virus che può continuare a modificare per massimizzarne i risultati. E con risultati intendo numero di morti. Ancora non posso credere a quello che è successo nella zona nera. Lo so, era nostra. Avevo ragione io, ma ci hanno fatto ritirare lo stesso. E abbiamo lasciato indietro i nostri. Sì, e non avrebbe fatto. Ascolta, noi non lasciamo indietro nessuno. Siamo qui per evitare che la città venga abbandonata. Ma la gente con cui stiamo lavorando non si farebbe scrupoli a voltarci le spalle se fosse la cosa più comoda da fare. Guarda, non sono d'accordo con tutte le decisioni prese, ma sto dicendo che è il momento di lasciare indietro loro. Il loro modello non funziona più. Dobbiamo liberarcene prima che ci affondi, se siamo furbi, prima che ci uccida. Questo è tradimento. È solo buon senso. Guardati attorno. Non c'è più niente da salvare. La GTF vuole salvare una Manhattan che non esiste più. Ormai è solo una questione di potere e sopravvivenza. Loro avranno anche mollato, ma io no. E tu nemmeno. Non se lavori con me. Quella. No, fammi chiamare. Centrale, qui auto 2-4. Vediamo l'unità 5-5. Si direbbe abbandonata, passo. Ricevuto, passo. Madonna! Ah! Santa! Sono dietro di noi! Vai, ora, ora! Centrale, qui auto 2-4. Siamo... Auto 2-4, cosa sta succedendo? Centrale, qui auto 2-4. Siamo... Dobbiamo... Indietro, indietro, indietro! Indietro! Thank you.
sto stronzo! Io ti taglio quella cazzo di... Guarda, non sparate! Voglio unirmi a voi, lo giuro! C'ho un sacco di cose! Portatelo dal capitano, vediamo se cambia idea. Ricevuto. Adesso alzati. Non ve ne pentirete. Tu, laggiù! Ehi, dammela! Soldati dell'ultimo battaglione, sono il vostro leader, il tenente colonnello Charles Bliss. Alcuni di noi si sono arrabbiati quando hanno deciso di abbandonarci. Ci hanno lasciato morire, secondo alcuni. Ma io mi sono guardato intorno e ho visto un'opportunità. Ho visto com'era e come potrebbe tornare ad essere se avessimo le palle di combattere. Se ci saranno uomini pronti a riprendersi le strade dai degenerati e dai criminali che ne hanno preso il controllo. Pronti a fare quello che il governo codardo e i suoi patetici soldati hanno avuto paura di fare. Pronti a estirpare l'erbaccia dei bugiardi e degli assassini che lottano contro la pace. Noi non ci guarderemo indietro, non scenderemo a compromessi. Faremo tutto il necessario per garantire un futuro migliore a chi sta con noi. E chi è contro di noi? Che Dio abbia pietà della sua anima. È tutto. Mi hai ripreso, vero? Perché non mi ripeterò una seconda volta. Un taglio. Un taglio ti fa sanguinare. Ma un taglio non ti uccide. Ti fa solo una cicatrice. Sei profondo. Non te la vedevo, cazzo! La prenderemo! Ti fa piangere. Ma puoi trasformare il pianto in un ruggito o trasformarlo in un gemito. La scelta è tua. Vedi, puoi scegliere di fare la vittima. Non importa dove sei. In un bell'attimo. In una cella. O forse libero. A spasso per le tue strade. Lamentati del freddo. Dei topi. Ma lamentarsi di chi comanda? Certa gente vuole rimanere una vittima. Vuole piangere. Ti darò quello che vuoi. Vuoi essere una vittima? Beh, allora ti accontento. Ti faccio diventare una vittima. Ma io mi prendo quello che mi spetta. Dicono che la malattia è una tragedia? Dicono che è la fine del mondo? Questa malattia è la nostra maestra. Spiega alle uniformi quello che hanno fatto. Ci insegna ad alzare la testa. Dico che ci hanno già tolto troppo. Ora è il nostro turno. Le loro case. Le loro macchine, le loro famiglie, le loro vite! Questa è la nostra città ed è il nostro momento! Tocca a noi!